Eccoci qua, siamo ritornati in onda, intanto noi chiacchieriamo. Cioè, no, la battuta era questa, perché l'acqua è diversa tante volte in un comune rispetto all'altro, no? Ci sono Sì, differenze. dipende dalle fonti di approvvigionamento che possono essere diverse. Come dicevo prima, il CVS c'ha Camazzole, c'ha l'Adige, c'ha il Misano, abbiamo qualche altra fonte più piccola da qualche altra Ma ci può essere parte. un'acqua più buona, cioè, rispetto a una, cioè ovvio l'acqua che voi depurate dell'Adige senza dubbio rispetto a quella di Camazzole è meno buona, Ma sì. però queste percentuali anche di cloro che vengono messe per abbattere la componente batteriologica eccetera, danni alla salute non ne provoca? Assolutamente no, quindi questo... siamo su quantitativi, il cloro ha quantitativi tali disciolti, d'estate magari ci senti l'odore. Poi basta scarafare l'acqua per qualche minuto e gli va via, ma sono quantitativi talmente bassi. E l'acqua bassi. Più dura e meno dura? Che dipende dalle proprietà, dalla fonte. Per esempio, quella di Almisano è calcarea, quella di Camazzole è meno. Dipende sempre dalle zone di provenienza, se è zona calcarea, se è zona che ha un terreno diverso. Mentre invece, ecco, quella dell'Adige. Le posso dire che è oligominerale perché? Perché tutte le sostanze lì non c'è nessuna influenza perché tutte le sostanze vengono standardizzate, mentre quella di fonte possono avere più o meno di una sostanza o dell'altra. Per esempio, al Misano più calcare di Camazzole. E al Misano fornisce chi? Chi è che Al li fa? Misano è dove abbiamo il famoso FAS, fa tutta Quindi. la zona del Montagnanese, alcuni comuni del Montagnanese e del Vicentino. Chiarissimo. Lì abbiamo 50 litri al secondo, non abbiamo grossissime quantità, però Però c'è. abbiamo 5-6 comuni che serviamo con quell'acqua lì. Allora, siccome corriamo verso la chiusura, io voglio anche affrontare la Certo. questione bolletta, tariffe. Che cosa c'è dietro la tariffa? Lei l'ha già detto, tanti servizi, eccetera, ma può essere incrementata perché ne avete delle esigenze? Insomma, due cenni Allora, anche a la questo. tariffa viene determinata in base ai costi che ci sono per fornire acqua di buona qualità e sicura al cittadino. Naturalmente tanti costi sono standardizzati, eccetera. Quindi ogni società ha il suo piano finanziario che presenta all'ATO di competenza. L'ATO, in base a questo piano finanziario, che ci sono i costi di gestione, i costi di investimento, gli OPEX e i CAPEX, come vengono chiamati tecnicamente, in base a questi costi determina la tariffa che deve applicare al cittadino, perché le nostre società, ci tengo a ribadirlo, sono società a totale capitale pubblico che non hanno il compito di fare business, noi non siamo la società quotata in borsa che deve distribuire utili. Noi non distribuiamo una lira di utile a nessuno, i nostri azionisti sono i cittadini che pretendono da noi giustamente solo qualità ed efficienza del servizio. E Stop. quindi Quando noi questo. diamo questo abbiamo fatto il nostro compito. Non abbiamo bisogno di creare utili da distribuire a eventuali soci. Quindi i nostri sono veramente quei costi che servono a fornire l'acqua al cittadino e dare un servizio di qualità al cittadino. Noi in questi anni abbiamo fatto tutta un'opera, abbiamo lavorato veramente a livelli importanti sull'efficientamento della società, il nostro personale, il nostro direttore generale hanno fatto, devo dire, un lavoro egregio qua e siamo riusciti a fare delle economie di scala, economie di scopo veramente importanti che ci hanno portato ad avere, l'abbiamo chiamata la bolletta zero, la tariffa zero. Cosa vuol dire? Che noi per il biennio 2016-2017 abbiamo rinunciato all'aumento che l'ATO aveva determinato per noi che era del 5,5% all'anno. Quindi 11% in 2 anni, abbiamo rinunciato perché attraverso questi efficientamenti quel quid che ci veniva in più dalla bolletta attraverso l'aumento lo abbiamo ammortizzato attraverso l'ottimizzazione dei costi. Quindi i nostri cittadini del CVS per il 2016 e 2017 avranno zero di aumenti in tariffa,
che siamo in controtendenza contro quello che è il livello nazionale, che parliamo di dal 6 al 10% quindi di sono aumento. Più fortunati, visto che non si può cambiare gestore per quanto riguarda l'acqua. Diciamo che devo dire, io essendo dentro il consorzio Viver Acqua, periodicamente spesso ci vediamo con gli altri presidenti, devo dire che le società dell'idrico del Veneto sono tutte a buon livello, questo lo dico in tutta tranquillità. Ecco, un'ultima cosa, voi state attuando una fusione importante con Polesine Acque, che cosa vuol dire questo? La ringrazio anche della domanda, perché mi permette di tranquillizzare il cittadino se qualcheduno dovesse essere preoccupato. E intanto devo dire che le assemblee delle due società, le assemblee sono formate dai sindaci dei comuni soci, hanno espresso un indirizzo di prosecuzione del processo di fusione. Nei mesi precedenti noi abbiamo fatto fare da un advisor le due società una due diligence, cioè uno studio che fotografa, uno studio che prende in esame tutti gli aspetti legali, amministrativi, fiscali, patrimoniali, economici della società, e fotografa le due società per vedere che non ci siano delle situazioni che possono pregiudicare o che non consiglino la fusione. Poi abbiamo predisposto, sempre attraverso l'advisor, un piano economico, finanziario, patrimoniale della società aggregata, cioè uno studio che ci desse tutti questi parametri se la società si fonde. E da questi studi, soprattutto dallo studio, dal piano economico finanziario, sono venuti fuori, devo dire, dei numeri sia importanti ma anche molto tranquillizzanti, anzi di più. Sono venuti fuori, attraverso questi numeri, dei vantaggi tangibili, diciamo, attraverso questi studi: economie di scala importanti, economie di scopo importanti, che ci hanno portato che portano la società, se si dovesse fondere, le due società, se si dovessero fondere, la nuova società, porta la nuova società a creare un valore aggiunto di 23 milioni e mezzo di euro. Questo valore aggiunto, una parte consistente, può essere usata per l'abbattimento della tariffa, e attraverso la fusione noi arriveremo a poter diminuire la tariffa del 2%. Addirittura? Sì, del 2%. Teniamo presente, uno dice il 2% non è... intanto andiamo in controtendenza, aumenta. Poi se andiamo a vedere gli aumenti del 6-7% mediamente che ci sono in Italia, il risparmio diventa il non aumento più il decremento, quindi andiamo a un 10% di risparmio per il cittadino mediamente. Ma concretizzabile in bolletta questo? Sì. Noi, attraverso la fusione, con tutto ciò che viene risparmiato mettendo le società, pensiamo alla razionalizzazione del servizio, pensiamo a... oggi noi abbiamo due laboratori, ne verrebbe fatto uno solo. Sì, la classica razionalizzazione, esatto. Che viene, ma molte volte non porta nessun beneficio. Tutti i lavori che vengono fatti fuori riusciremo con tutto il personale assieme a farli all'interno, quindi risparmieremo sull'esternalizzazione di lavori. Tutto questo ci porta ad avere un valore aggiunto, che sono questi benedetti 23 milioni e mezzo. L'obiettivo poi della società fusa è quello di mantenere la società sempre a totale capitale pubblico, di assicurare la qualità dell'acqua al cittadino e che rimanga un bene comune e quindi pubblico. Questo è una rifatta. Benissimo, guardi, il tempo è volato, siamo giunti al termine. Io la ringrazio, speriamo di essere stati esaustivi con questa intervista, che abbiamo affrontato un po' tutti quanti i temi, certo. Per quel che riguarda l'utenza, un po' veneta, perché voi comunque coprite tutta la realtà veneta, e in ogni caso lei fa parte anche di un comitato dove vi trovate con altri gestori di questo servizio idrico importantissimo. Vi aggiorneremo ancora, intanto la campagna è partita, per cui c'è la possibilità per i cittadini di scoprire cosa c'è nel bicchiere d'acqua che bevono. Possono vedere
vedere anche lo spot nel sito, basta che vadano nel sito, vedono anche lo spot nel nostro sito www.centrovenetoservizi.it. Perfetto, quindi possono essere informati di tutto e dei valori dell'acqua che bevono ogni giorno, è bene saperlo, essere informati, certo. Sapere, avere conoscenza e quindi le capacità anche poi di giudizio possono modificare. Il telespettatore poi che ha chiamato verrà contattato direttamente. Oggi l'ho contattato senz'altro. Gentilmente dal Presidente. Grazie a voi di aver partecipato, grazie Presidente di essere stato qui con noi. E voi grazie a voi e buona giornata a tutti. A domani, grazie. Grazie.